Spettatori, ah, sì, diciamo che nella, diciamo, nella nostra finestra delle 19, Domenico Marocchino aveva la giacca bianca. Aveva la giacca bianca, baciato la giacca della serie. Anche i giocatori sono bravi a baciare la maglia e poi passano dure. Un'altra parte. Sì, ha già cambiato dure. La ragione. È la verità. Allora, mandiamo sull'attualità, e cioè Ciro, la telenovela dell'estate, Osimhen. Siamo a che punto per quanto riguarda Osimhen? Siamo a un punto morto, buonasera Paolo, perché esattamente 12 minuti fa mi è arrivato un messaggio dall'Hotel Parker, che è il quartier generale del Napoli. Ci sono lì i dirigenti del Napoli, gli intermediari del Chelsea, non il procuratore di Osimhen Calenda, che è ritornato a Roma, dettaglio da non poco, e sembra saltata anche l'ultima opzione, quella del Chelsea. C'era l'accordo tra il Chelsea e De Laurentiis, non c'era assolutamente l'accordo tra il Chelsea e Calenda, l'agente di Osimhen. Anche qui, diciamo, è questione di lana caprina. Vorrei ricordare a chi non avesse ascoltato lo speciale delle 19 che stamattina Osimhen e Calenda avevano detto sì ad un quadriennale da 40 milioni netti più bonus e una mega commissione per il suo agente, e oggi il Chelsea proponeva 8 milioni al calciatore, che ne guadagna 10 a Napoli. Fatevi una domanda e soprattutto datevi una risposta. Tanto saluto la collega Valentina Cristiani, che è vicino a te, che farà un focus per quanto riguarda Genoa. Ciao, e Sampdoria. Ciao, grazie a te dell'invito. Prego, adesso poi torniamo ovviamente a collegarci con Milano, però una prima valutazione.